comunicare con stile le è servito a lei per il suo lavoro, ma anche per poi metterlo in pratica a quelle che sono le sue pazienti. Esatto, noi donne non ci sentiamo mai all'altezza, ci sentiamo sempre un po' meno, e quindi avere dei consigli strategici per il nostro aspetto ci permette di essere più sicure, e voglio trasferire queste informazioni anche alle mie pazienti per far sì che in un corpo nuovo possano ritrovare una nuova vita. Mentre l'esperienza di Paola Perfetti con comunicare con stile. Buongiorno a tutti, sì, un'esperienza molto divertente e anche gratificante da un punto di vista professionale, perché in quel momento ho acquisito nuove competenze e un modo di comunicare ancora migliore rispetto al mio precedente. Comunicare con stile, questo corso le è servito anche per metterlo in pratica per questa sua nuova avventura? Sì, sicuramente in questa avventura comunicare con stile è proprio collegato anche alla propria immagine. E il mio metodo infatti cura la persona a 360 gradi, quindi l'immagine, come ci vediamo, e la comunicazione è alla base del comunicare con stile. Allora, la mia esperienza a comunicare con stile è stata la ciliegina che ha dato forza al mio progetto di rinnovamento sulla comunicazione integrata per quanto riguarda il settore immobiliare, e il mio progetto è Visita con Raffaella, e quindi mi permetterà di aprire le porte di immobili più esclusive e interessanti di Firenze.